adesso arrivano. Loro faranno una dichiarazione, poi rimango io a rispondere alle domande. Buonasera a tutti, benvenuti. Diamo subito inizio a queste dichiarazioni alla stampa. Prenderà la parola prima il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. Prego, presidente. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ho chiesto al direttore generale della FAO, Hu Dongyu, la direttrice esecutiva del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, Cindy McCain, al vice segretario generale della Federazione Internazionale della Croce Rossa, Xavier Castellanos, di partecipare ad un incontro con il governo italiano per lanciare un programma Food for Gaza, pane per Gaza, un programma che ha come obiettivo quello di coordinare l'azione di queste importanti organizzazioni che hanno sede a Roma con il governo italiano, che in questo momento ha la guida del G7. Siamo parte del quintetto che si occupa della situazione in Medio Oriente, siamo parte della Unione Europea. L'obiettivo è quello di dar vita a un'iniziativa che permetta di fare di più di fronte ad una situazione umanitaria drammatica. Vogliamo concentrarci sui bisogni chiave della popolazione, il cibo, la sanità, la protezione, e abbiamo deciso di creare un tavolo permanente di coordinamento tecnico aperto a tutti gli attori nazionali ed internazionali desiderosi di dare il proprio contributo, e il tavolo per parte italiana sarà coordinato dall'ambasciatore Archi. L'obiettivo è quello di mettere a fuoco i progetti sui quali lavorare insieme, favorendo il coordinamento e mettendo a disposizione il meglio che il sistema Italia può offrire. Metteremo intorno al tavolo università, ospedali, organizzazioni della società civile, enti locali. Ho chiesto anche al capo della protezione civile, ingegner Fabrizio Curcio, di essere con noi, perché il nostro approccio è anche un approccio operativo e concreto. Come sapete, la nostra protezione civile sarà anche impegnata nel corridoio umanitario marittimo che dovrebbe partire da Cipro e arrivare fino a Gaza, un corridoio marittimo che è nato da una proposta della Commissione europea alla quale l'Italia ha dato subito l'adesione. Quindi noi vogliamo lavorare molto per aiutare la popolazione civile. Ovviamente tutti quanti siamo, e lo abbiamo ribadito durante l'incontro di stasera, favorevoli a un cessate il fuoco, ci stiamo impegnando. Io informerò di questa iniziativa sia i membri del G7, sia lunedì prossimo il Consiglio europeo affari esteri, sia il governo di Israele, sia l'autorità palestinese, sia il quintetto che si occupa delle Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e Stati Uniti che seguono la questione medio orientale, e naturalmente cercherò di informare anche tutti i paesi arabi particolarmente coinvolti nel sostegno alla popolazione civile. Quindi l'annuncio che è stato fatto di questo corridoio
umanitario è stato accolto con grande favore da noi, proseguiremo. Io ho anche informato oggi il Consiglio dei Ministri di questa iniziativa, proprio perché l'Italia vuole dare il massimo per sostenere la popolazione civile palestinese, che non ha nulla a che fare con Hamas. Ci sono troppe vittime civili, come noi italiani vogliamo la liberazione degli ostaggi civili israeliani, così vogliamo aiutare la popolazione civile palestinese. Non è sufficiente l'aiuto che si lancia dal cielo, quindi ne abbiamo parlato, ma è importante incrementare il numero dei camion che entrano via Rafah nella striscia di Gaza. Oggi sono troppo pochi, sono percentuali bassissime rispetto alle percentuali normali, erano circa 500 i camion che entravano e oggi sono poche decine, e questo non è assolutamente sufficiente per la popolazione civile. Poi, essendoci pochi alimenti, si creano disordini perché tutti quanti vogliono andare a prendere il cibo per rifocillarsi e per aiutare soprattutto i bambini. Ecco, abbiamo affrontato anche il tema dei bambini perché questo ci tocca in modo particolare. Ieri, voglio ricordare, sono arrivati altri 14 bambini palestinesi insieme alle loro famiglie con un C-130 dell'aeronautica militare, la collaborazione tra la nostra unità di crisi e le forze armate per aiutare la popolazione civile palestinese è molto forte. Continueremo ad andare avanti e questa iniziativa si inserisce nell'iniziativa del governo italiano che vuole condurre con le organizzazioni internazionali per dare una risposta concreta alla popolazione palestinese. Director General FAO, please. Good evening. Salve, buonasera. Sì, la FAO assieme al governo italiano e specialmente nella persona del ministro Tajani ha lanciato questo nuovo tavolo. Vogliamo quindi ringraziare il ministro per aver organizzato questo tavolo assieme ad altri partner per discutere di queste tematiche che ci interessano, che ci toccano chiaramente in vista di questa situazione segnata da una crescente insicurezza alimentare nella striscia di Gaza, ci vede costretti a incontrarci e parlarci, appunto. Proprio da venerdì scorso sono rientrato dalla Giordania, sono stato in Egitto. Lì anche ho discusso con i ministri dell'agricoltura, con altri ministri, chiaramente la tensione del governo italiano sulla necessità di una maggiore sicurezza alimentare nella striscia di Gaza è fondamentale, quindi la FAO supporta questa iniziativa e anche le altre agenzie che hanno partecipato a questo tavolo, questo grande tavolo che abbiamo lanciato oggi, che lanciamo oggi, che nasce oggi per affrontare lo sforzo di rilanciare la situazione in Gaza. Oggi proprio ricordo che è il primo giorno di Ramadan, quindi dobbiamo fare il massimo in tutti i modi possibili per sostenere la popolazione civile di Gaza che sta soffrendo e che si approntavano a iniziare a festeggiare il Ramadan di quest'anno. Quindi sosteniamo il ministro Tajani in questa importante iniziativa, questo grande sforzo nel coordinare questo gruppo di lavoro, e noi come FAO faremo del nostro meglio per far sì che potremo effettivamente accedere in quelle zone con quello che è più urgente. Ci ricordiamo che chiaramente c'è una grande emergenza relativa alle necessità proprio di beni alimentari, di beni di necessità, acqua, specialmente per i bambini, sono quelli più in difficoltà. E quindi la FAO già ha lavorato anche con il governo italiano, con altre agenzie, quindi questo tavolo è molto molto pertinente. Quindi ringraziamo anche molto il contributo italiano e ricordiamo anche l'impegno della FAO già di 7 milioni oltre, insomma, che ha raggiunto quelle zone in termini proprio di aiuti economici, quindi sosteniamo chiaramente anche lo sforzo appunto che proviene anche dall'Egitto nel sostenere appunto questa ripresa per evitare che la situazione diventi drammatica. Chiaramente l'impegno è molto molto necessario e opportuno, sentiremo anche l'impegno di WFP, quindi di PAM e anche di altri attori coinvolti, sempre intorno a questo tavolo chiaramente, ricordando che sempre nella striscia di Gaza
ci sono appunto delle minacce non soltanto relative alla situazione alimentare ma anche all'agricoltura, che sta subendo appunto un deterioramento devastante, insomma. Quindi abbiamo già parlato di queste cose con il ministro Tajani, quindi siamo lieti che possa utilizzare la posizione in seno alla presidenza appunto del G20 per fare il meglio e mettere assieme tutti i nostri sforzi per aprire questo corridoio umanitario innanzitutto. E poi chiaramente lo ringraziamo per gli sforzi politici ai quali noi ci uniremo chiaramente, lo ringraziamo appunto in quanto host country, quindi in quanto paese anfitrione, ma anche noi ci impegniamo a lavorare assieme e fare del nostro meglio. Prego il direttore esecutivo del PAM, McCain. Intanto vorrei ringraziare il Ministro degli Esteri italiani, il Governo italiano per aver organizzato questo incontro per lanciare l'iniziativa Cibo per Gaza, e il PAM è pronto a sostenere questa iniziativa così importante, offrendo la nostra competenza nelle attività umanitarie per sviluppare una strategia per rafforzare l'accesso umanitario a Gaza e far pervenire quindi cibo a persone che hanno disperatamente bisogno perché soffrono la fame. Sosteniamo anche degli sforzi di più lungo periodo volti alla ricostruzione, però noi ora siamo preoccupati delle condizioni umanitarie a Gaza, soprattutto nella zona settentrionale, che adesso si trova proprio nella morsa di una crisi umanitaria. Se non aumentiamo in maniera esponenziale gli aiuti che accedono alle zone settentrionali, allora la fame è imminente. Il PAM ha dovuto interrompere le forniture a gennaio nella parte settentrionale del paese perché eravamo preoccupati della sicurezza del nostro personale, anche perché chiaramente anche la situazione a livello di ordine pubblico è terribile. Però noi faremo del nostro meglio per fare pervenire cibo nelle parti settentrionali di Gaza, ma anche con lanci dall'alto non possiamo ottenere non possiamo raggiungere tutte le persone. L'unico modo per farlo è attraverso il valico di Rafa o via mare. Abbiamo bisogno di 300 camion che entrino a Gaza tutti i giorni. Dobbiamo poter utilizzare il campo Shalom e Rafa, e per avere un accesso sicuro dobbiamo entrare attraverso Israele e poi anche un porto che venga aperto per consentire l'accesso di beni umanitari. Quindi il PAM e altre agenzie umanitarie in questo modo potranno porre fine a questa lenta deriva di Gaza verso la fame. E l'Italia è sempre stata sostenitrice di questi sforzi per fornire assistenza umanitaria a Gaza. 8 voli con 170 tonnellate sono partite dal deposito delle Nazioni Unite a Brindisi, finanziato dal governo italiano, e questo ogni giorno. 2 di questi voli erano velivoli dell'aviazione italiana che ha portato forniture essenziali fornite dal governo italiano. Sono grata per il grande sostegno che l'Italia dà alla nostra missione umanitaria a Gaza e accolgo con favore l'iniziativa Cibo per Gaza. Esorto anche il governo italiano a continuare a lavorare con i partner internazionali per mobilitare il sostegno finanziario e diplomatico per evitare la fame a Gaza. Signore e signori, il tempo sta scadendo. Le persone affamate a Gaza non possono più aspettare e non dobbiamo deluderle. Grazie, grazie mille. Sottosegretario generale Castellanos, grazie. Anch'io ringrazio il ministro Tajani e il governo italiano per questa iniziativa che guidano e coordinano. E noi, da parte nostra, offriamo un pieno sostegno alla Mezzaluna Rossa affinché possa assistere alla distribuzione di cibo in tutta Gaza. Con l'intera popolazione di Gaza, che ormai si trova sull'orlo della fame, dobbiamo fare del nostro meglio insieme per coordinare i nostri sforzi e raggiungere le persone che hanno bisogno. E questa sofferenza umanitaria è inimmaginabile e noi siamo impegnati a lavorare insieme per cercare di alleviare queste sofferenze terribili a Gaza. Uno degli attori umanitari più importanti a Gaza fin dal primo giorno è stata la società della Mezzaluna Rossa palestinese, che non ha mai smesso di lavorare e ha continuato a fornire i propri servizi 24 ore su 24, fornendo anche assistenza sanitaria, coordinando anche la distribuzione degli aiuti all'interno di Gaza. Ma lo fanno rischiando la propria vita ogni giorno.
E noi dobbiamo ricordarci dell'opera di tutti questi operatori umanitari a Gaza. L'entità di questa crisi richiede una risposta umanitaria collettiva e la leadership, proprio l'iniziativa di Cibo per Gaza, è un'iniziativa molto significativa che aiuterà ad affrontare le crescenti esigenze umanitarie a Gaza, che richiedono una soluzione, cioè come garantire che gli aiuti umanitari raggiungano le persone e portarne nel quantitativo che è necessario per soddisfare i bisogni. Vorrei evidenziare altri tre punti. Intanto l'assistenza richiede proprio un'iniziativa urgente e bisogna sicuramente incrementare gli sforzi e il coordinamento con aiuti incondizionati affinché le persone possano accedere ai servizi anche sanitari e al cibo. Poi l'accesso. Dobbiamo garantire un accesso umanitario senza ostacoli a Gaza. Una serie di ostacoli per far arrivare gli aiuti dove devono arrivare devono essere superati. Abbiamo bisogno di diverse filiere, abbiamo bisogno dell'apertura di diversi valichi e più camion che possano portare gli aiuti efficacemente a Gaza. Infine la protezione. Infatti dobbiamo garantire comunque a livello locale una protezione, una neutralità ai sensi del diritto umanitario internazionale che include la tutela dei civili, del personale medico e degli operatori umanitari. Continueremo a lavorare a stretto contatto con la società della Mezzaluna Rossa palestinese e la Croce Rossa italiana nell'affrontare questa iniziativa che viene guidata dal governo italiano. Quindi la ringraziamo, Ministro Tajani, e insieme possiamo e potremmo fare molto di più per portare assistenza a Gaza. Grazie. In questa parte di dichiarazione alla stampa il Presidente Tajani rimarrà poi con voi dopo aver salutato gli ospiti per qualche domanda. Grazie. Mi sa che non si sente da là. Mi sentite ora? Allora, la prima domanda, ANSA, Stefano Intreccialagli. Sì, Ministro, buonasera. E la mia domanda insomma riguarda naturalmente l'iniziativa che è stata lanciata oggi. Volevo chiederle come si traduce insomma in concreto questo coordinamento attraverso aiuti che devono arrivare, se ci sono dei fondi che verranno investiti in questo, quali sono magari i tempi, se sono stati discussi durante questo incontro. Grazie. Allora, l'obiettivo è quello di coordinare nel modo migliore le attività di queste organizzazioni che hanno sede a Roma per far arrivare il maggior numero possibile di aiuti alimentari in modo particolare ai bambini ma anche a tutta la popolazione civile palestinese, lavorando sia attraverso il nuovo corridoio marittimo che dovrebbe partire
Ecco perché c'era corso della protezione civile da Cipro per arrivare fino a Gaza attraverso Rafa, perché attraverso il lancio via paracadute è un po' più complicata. Quindi privilegiamo queste altre due forme di invio degli aiuti, cercando di fare in modo che possano essere coordinati, informando per questo Israele dell'iniziativa di coordinamento che l'Italia vuole condurre ed informare anche l'autorità nazionale palestinese. Questo per agevolare l'ingresso. Noi già abbiamo dato 20 milioni di euro, siamo pronti anche a fare altri investimenti per aiutare la popolazione civile, ma il lavoro deve essere soprattutto di coordinamento e di vogliamo svolgere il ruolo di facilitatori per far arrivare i beni e soprattutto gli alimenti alla popolazione civile, cercando, grazie al ruolo dell'Italia, grazie anche all'autorevolezza delle istituzioni multilaterali, evitando ostacoli o preoccupazioni da parte dei contendenti, sia esso Israele sia esso Hamas. Per questo informeremo tutte, anche i paesi arabi che si stanno mobilitando per aiutare la popolazione civile, al fine di abbattere ostacoli. Quello è l'obiettivo di questa iniziativa, anche con investimenti, ma l'obiettivo è soprattutto quello di abbattere ostacoli con un coordinamento che ci permetta di far arrivare il maggior numero possibile di beni alimentari alla popolazione civile. Stefania Zane, TG2. Buonasera. Dunque, la mia domanda è questa: come verrà decisa la distribuzione degli aiuti e come ci si comporterà? Non so in quale modo si possa dire, ma con Hamas, che purtroppo nella striscia è una presenza importante. Abbiamo deciso di dar vita ad un tavolo tecnico operativo con i rappresentanti di tutte le organizzazioni, oltre che del Ministero degli Esteri, sarà l'ambasciatore Archi, che è l'ambasciatore presso la FAO, a rappresentarci al tavolo tecnico, e avremo anche rappresentanti della Protezione Civile italiana che sono impegnati nel corridoio umanitario. Parleremo con l'autorità nazionale palestinese, parleremo con Israele e attraverso anche paesi arabi che dialogano con Hamas faremo arrivare il messaggio anche ad Hamas. Per questo intendo informare anche i paesi arabi più impegnati in questa fase per portare a termine una trattativa su cessate il fuoco e aiuti umanitari, liberazione dei prigionieri. Quindi attraverso di loro, certamente noi non parliamo con Hamas, attraverso questi paesi possiamo far arrivare messaggi ad Hamas. Ecco, l'obiettivo è proprio quello di superare gli ostacoli. Non sarà facile, però credo che un coordinamento con un paese che ha la guida del G7, che comunque dialoga con l'autorità nazionale palestinese, che ha sempre lavorato per sostenere il popolo palestinese, pur essendo amico di Israele, avendo anche una presenza italiana che garantisce la neutralità di una zona o cerca di tenere lontani e l'inasprirsi il conflitto tra israeliani e Hezbollah, ecco che la presenza rafforza ancora le nostre iniziative. Quindi l'Italia vuole svolgere un ruolo da protagonista per aiutare la popolazione civile, parlando con tutti, dialogando con tutti, è un po' la nostra forza. Gli italiani sono sempre flessibili e hanno questa dote che ci permette poi di raggiungere gli obiettivi. Anche credo che il nostro compito sarà facilitato perché, oltre ad aver inviato la nave Vulcano per curare palestinesi feriti, abbiamo accolto e continuiamo ad accogliere bambini palestinesi nei nostri migliori ospedali pediatrici. Quindi questo credo che sia un messaggio che tutti gli interlocutori capiscono e credo che apprezzino. Alessandro Carboni, Rai News. Allora facciamo Annalisa Gaudenzi, Rai Italia. Buonasera Presidente.
1 gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7. Come il G7 può contribuire a questa volontà di opporsi alle barbarie della guerra, allineandosi anche con quello che ha detto il Papa? Grazie. Ma il G7 si è riunito informalmente, G7 esteri, a Monaco di Baviera. Abbiamo inviato un messaggio molto chiaro a favore del cessate il fuoco. Abbiamo inviato un messaggio molto chiaro a Israele, certamente vogliamo che ci sia l'immediata liberazione dei prigionieri palestinesi, ma vogliamo anche che sia protetta la popolazione civile. Quindi il G7 lavora per la pace, lavora per impedire che ci sia un allargamento della guerra, quindi da questo punto di vista credo che messaggi forti che potranno arrivare da noi aiuteranno certamente anche questa iniziativa con le organizzazioni multilaterali e prima fra tutta la FAO. Simona Salvi a Sky News. No, non sono ripresi al momento, finché non ci sarà un chiarimento, finché non sarà esclusa qualsiasi partecipazione ad attività terroristiche di dipendenti di quell'organizzazione, anche Israele non vuole quella organizzazione, quindi se noi vogliamo far arrivare beni alla popolazione, soprattutto beni alimentari alla popolazione civile, dobbiamo utilizzare altre organizzazioni delle Nazioni Unite, per questo anche oggi abbiamo deciso di lavorare con la FAO e con l'organizzazione che viene rappresentata dalla signora McCain, che è un'altra organizzazione che si occupa direttamente di sostegno alimentare. Il programma alimentare mondiale è fondamentale, quindi per adesso, per quanto ci riguarda, per noi è sospesa, continuerà a rimanere sospesa, ma l'Italia non è che avesse grandi finanziamenti di progetti dell'UNRWA. Vedremo se l'inchiesta dimostrerà la completa estraneità, però fino adesso non sono arrivati segnali in questa direzione. Andrea Carli, Sole 24 Ore. Del tavolo faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni che abbiamo riunito oggi, compresa la nostra protezione civile, si riunirà credo settimanalmente, poi abbiamo pensato ogni 15 giorni, ogni 20 giorni di fare una riunione con i rappresentanti, cioè con i vertici di queste organizzazioni. No, con l'operazione Levante si coordina perfettamente, tutte le iniziative italiane che vanno nella direzione di sostenere la popolazione civile sono coordinate e più se ne fanno meglio è, più si investe, più si aiuta meglio è. L'ultima domanda, Alessandra Fabretti, Dire. I fondi sono già stanziati, molti sono per lo sminamento, quindi stiamo tutti i fondi quando devono arrivare e come possono arrivare, non è che la situazione è una situazione di normalità, comunque i fondi sono già stati stanziati, sono 10 milioni più 10, siamo però nell'agenzia, oggi c'era il vice ministro Cirielli che ha partecipato alla riunione, quindi sarà coinvolta tutta l'attività della nostra cooperazione internazionale anche in questo progetto ovviamente, e il vice ministro Cirielli, che è responsabile di tutta la parte della cooperazione, sarà parte integrante di questa strategia. Grazie a tutti e buon lavoro. Buona serata, grazie per l'attenzione, buon lavoro.